Però non risponde e inizia a dar fastidio alle pietre bianche. Bianco blocca di qui, nero spinge, che nel commento viene detto forse un errore. Allora, bianco non può bloccare in realtà, perché cosa succede? Succede che nero taglia, bianco sale, nero non segue, bianco sale ancora, nero viene qui e non può essere buono per bianco perché queste sono praticamente perse. Quindi, se bianco non può bloccare, cosa fa? Va bene. E andare dritto in realtà per bianco non è male, perché è vero che il nero può proseguire. Questa è proprio la partita. Adesso sembra che il nero abbia fatto tantissimi punti. Però fa notare che insomma non sembra il modo giusto di fare i punti. Forse anche perché c'è già dentro. È vero che un po' si cancellano queste due. Però sembra una forma un po' strana. Ma soprattutto tocca bianco che adesso va dentro. Perché di questo gruppo qui adesso non si preoccupa granché. Va bene. Cosa gioca nero in risposta a questa invasione? Perché con tutto quello che avevamo detto prima, probabilmente era facile la domanda, adesso cosa fa bianco? La risposta sarebbe stata invadere queste parti. Ma cosa risponde nero invece è più interessante. Io vedo tre possibilità. Quali sono? Allora, una possibilità, la prima che mi è venuta in mente è questa. Cercare di tenere bloccato. Sì. La seconda possibilità è questa, per Ok, per cercare di catturare a la scavare terza la nave. è invadere. Quindi la terza è non mi importa, contrattacco non può lasciare. No, qua bisogna rispondere poi diciamo si può giocare anche sotto, ma forse qua sotto non riesce comunque a giocare. Diciamo che se bianco viene qui e separa i due gruppi neri, Brutta storia. sembra veramente detto. Io forse giocherei sotto. So veramente qui è più problema di fiducia, come si fa in una situazione di questo tipo a collegare sopra o sotto, solo che di solito sotto sei avvantaggiato, comunque hai un appoggio maggiore, no? Cioè teoricamente questa posizione in mezzo, no? Però qui in realtà ti tagliano, no? Cioè qua credo che si riesca a tagliare questa situazione qua. Possiamo provare a vedere. La tecnica standard è all'incirca questa. Separato. Questo ancora blocchi proprio non li ha. Funziona per bianco ancora, non va per nero. No. Ma poi comunque con i legali in seconda linea sono tutti in Triste. quarta e proprio triste. Giochi, se no devi giocare a contatto ma sotto, no? Così funziona un po' meglio. Adesso bisogna leggere per mezz'ora, soprattutto, cioè questa è la prima cosa che mi viene in mente. Bella.
sembra un po' pericoloso, soprattutto per nero, perché se poi dopo il bianco vince e fa così, la partita sembra finisce lì. Mentre se lo vince nero fa semplicemente i punti che si pensava avrebbe fatto. No, l'altra cosa sto pensando a c'è quella sopra. Allora, no, questa non tanto bene secondo me, perché l'uscita standard è questa. Infatti. E sembri separato. Forse è meglio questa. Diciamo che. Sì, forse un po' meglio, perché se va come al solito, diciamo in modo più pacifico, nero i punti effettivamente li fa anche se c'è qualche problema in più. Però il guaio è che bianco sta facendo un moio pazzesco, no? Così, o magari vuole anche cercare di trasformare il territorio in questo modo, il signor Media. Quindi insomma. Ma come tecnica di attacco di questa pietra veramente è già stata messa. Questa qua è anche funzionale. Proviamo a vedere magari con la net. Però così ritorniamo nella situazione di prima. Scusa. Sì. No, vedete come prima. Cioè, questo è così e questo è così. Nero. A questo punto cosa conviene? Collegare? Collegare. Sì. Perché posso dare a pari sperando che il nero gioca qui e qui e lo guadagno tutto il collo. Il problema è se il nero gioca qua io catturo, il nero viene qui. Forse mi va bene lo stesso, però questo è vivo e queste sono solo due pietre. È meglio attaccare un gruppo più grosso. Sì, ok, un po' di base. Ma non è così grossa la base, perché è nero comunque può giocare qua. Quindi mi sbaglierò ma collegherò. Allora, la conclusione del professionista è che in realtà non c'è nessuna buona mossa. Quindi gioca da un'altra parte? No, non gioca da un'altra parte. Viene su di qua. Esattamente, viene qua. Perché almeno aiuta questo. E adesso il bianco cosa fa? Attacca il bianco. Quasi qua. Queste tre pietre qua. La scala non funziona. C'è la formazione. Non so come si chiama. Il doppio cavallo così nell'angolo. Magari anche solo così. Però questo ha il vantaggio che non è tagliabile. Poi adesso la partita prosegue. E continua ad attaccare nero. Bianco si rifiuta di collegare come gli chiede di fare nero. Questa normalmente uno risponde qua. Sì. Però dice se questo è piano di nero, no, io devo giocare una cosa diversa. Devo seguire il mio. Bianco gioca qua. Cioè trovare un altro modo di collegare nero. Deve comunque scappare. E bianco gioca questo tessuto. Perché se nero viene qui, bianco, allora se nero collega viene isolato, se
se nero prova a catturare le pietre di bianco, il problema è che quando bianco collega sono queste ad avere un problema, queste 5 qua. Può giocare qua, no? Ma non è scala. Bianco così ottenuto di fare il suo muro qua. Nero deve ancora collegare. Bianco. Nero. Bianco. E di là. E adesso l'ultimo problema della serata, dove gioca nero. A questo punto i gruppi deboli dove gioca? Non è che ci sono molte possibilità, o qua o di nuovo provare qua, se non funzionava prima non è per giocare adesso. Ma vabbè, si va a invadere dove si può fare un danno all'avversario oppure dove c'è tanto territorio. Okay. Allora, una delle regole è cercare di invadere avendo un'estensione da una parte e dall'altra disposizione. Questa, per esempio, ci ha dato tutte e due. E qui. Diciamo, se bianco gioca di qui, il nero viene di lì. Magari così, il nero dovrà prendere un'altra mossa. Se bianco e nero, bisogna vedere se questo è sempre per il taglio. Qui quello che ha deciso di giocare nero è sì invadere. Ecco, quella è una possibilità, ma è meno buona di quanto non sembra. Perché adesso nero che fa? Nero che fa? Bianco. Nero. Bianco. Quel gruppo è a posto e nero è contento. Mentre invece in partita bianco proprio e questo gioca lì, nero gioca qua. Poi bianco cambia completamente, non importa, perché questo mette meno una pressione, non taglia. E allora poi dopo va in carriera. Prosegue così che dal professionista che commenta viene definita una mossa avventurosa. E poi dopo va avanti a giocarsi tutta la partita. Bianco Yamaguta, il Beijing giapponese.